Ed eccoci qua contro la Triestina. Dopo la perdita contro l'Avellino, vediamo che cazzo combiniamo. Allora, classifica. Ah, non c'è altro risultato. Ma strano che non c'è. Non c'è. Ma che coppa? Ah, coppa di Serie C. Ah, la coppa. La coppa. Facciamo coppa. Forza vicino. Ah. Dai, però cominciamo. Pop pop pop. No, il Trieste no. E niente. Ehi. Dai, facciamo fino a luna, se riesco, e poi ninna e domani si lavora. Yippie. Primo tempo è finito male, secondo tempo tutto offensivo. Dai, ma che è quel passaggio? Niente. Volevo fare il portare fuori. Ah, meno male. Dai ragazzi, però, madonna. Aspettiamo. Il nostro bomba ha fatto gol, meno male. Meno male, il nostro Sant'Arcangelo qua, Andrea. Pareggio, dai, lotta dei giocatori, godiamoli. Si sono svegliati, dai. No, che si è mangiato, cambia. Stiamo domanda di... no, chiedo la concentrazione, va. Chiediamo la concentrazione, che è successo sta cosa? Eita, fa ma? Fa una Trieste. Cazzo sto combinando, sto cazzo da leva. Abbiamo perso, ma dovete rendere conto, dai però. Dai, non hanno voglia questi cazzo di giocatori. Ora abbiamo formazione, va?
o cambio formazione. Vediamo che mi invento. Cioè il naso tutto spellato, porca troia. Allora, infatti che se io faccio tipo una formazione del genere, ce l'ho i giocatori, ma quell'altro non lo posso mettere di lato, dov'era? Panettone, dai, quel cazzo bravo! Ah. Perché l'ha buttato fuori fuori proprio? Ah, si può mettere pure qua. Vabbè, vado a sapere. È finita la fiesta. È finita, che è finita. Domenica ti finisce. Ai. Giocatore gratis, non ho i soldi, non che ci provo. Io domani lavoro, che bello. Un'altra volta bondaggio e sbondaggio, mattina e poi sera, sperando c'è la sera, poi se mi faccio male non c'è la sera. Ah, i vincitori, vabbè, vincitori, tori, tori. Vediamo come va sta formazione. Ma la prima volta che la proviamo. Ah, questa è la scuola, formazione della squadra avversaria. Ma che mi stanno copiando? Ma questo è quello in cui facciamo. Per me è finito. Ora arrivo subito. Arrivo subito. E vabbè, è finito. Qualcuno mi ha tolto l'amicizia. Beh. Su Roblox. Beh, vabbè. Pazienza. Devo vedere se è uscito anche da Discord qualcuno. Anzi, lo mettiamo subito. E vuole quest'altro. Tratto pubblico. Se ormai mi dispiace. Non posso dargli la mano. È difficile quello raid. Vediamo sta formazione, testo sulla condizione non richiesto, testo sulla condizione non richiesto, testo sulla condizione non richiesto. Non capisco questa cosa, però va bene. No, non era questa la formazione, che cazzo mi cambia la formazione? Vediamo come va così. Proviamo cose nuove, sperimentiamo. L'episodio è sempre con quella. Ogni tanto deve cambiare, va. Qua è la classifica, però fammi vedere la classifica. Beh niente, non ci sono arrivato. Noi siamo i rossi e blu. Cioè, no, i bianchi siamo. Vediamo. Sì, i bianchi siamo. Come bianchi. Vai Cicco. Vai Zaccarino. Quello c'è cartellino giallo, vabbè va. Che sono matto. Si sono mangiati. Fai vedere la classifica di Dostel. Ecco, appunto.
Mi sa che se faremo la salvezza altro che i playoff e manco forse. Dipende da come finirà questa partita. Madonna mia. Stavo vedendo, vabbè, ma hanno fatto gol, fanculo. Beh, quello l'ho buttato fuori io. L'ho buttato fuori. Non si è andato nessuno. Potrei averli buttati fuori io. Ok, non l'ho buttato adesso. Dai, però ragazzi, ma stiamo perdendo sempre, ma che cazzo si sta pigliando? A posto. Vai, vediamo che combiniamo. Messaggio su WhatsApp, quando mai? Quando mai? Quando faccio live di sera? Allora, 1-0 sempre. Come muco, che cazzo scrivi, madonna, sei pazzo. Dai, però, ma perché dovete giocare così? Madonna, messo il gioco. Fa passare la voglia sul gioco. Bella, Fucci, Fucci, Mario Fucci. All'esordio, visto che non l'ho mai provato, sto ragazzo. Quanti anni è sto ragazzo? 20 anni. Hai visto? Mai provato. Ha fatto cosa? Sì, ma pareggio non mi interessa. Devi fare la vittoria. Bronzo. Ah, quello spesso mi piace. Questo è il manager. Tu non devi. Vedi, le mani qua. Non hai il joystick. Fa tutte cose lui. Vabbè, vado a votare di che tocco di nuovo. Se pa è pazzo, è pazzo, sto ragazzo. T'ho mandato un anime, vedi? Vedi se ti piace. Ho visto un paio di TikTok e quindi te l'ho mandato. Ed è carino. Poi il mio collega lo sto per ammazzare. Ma che ora è successo, i desci? Mi sono guardato. Debutta, ecco appunto. Bruzzino. Ma quando ha debuttato Bruzzino? Manco in gamba andrà. Finisco te, mi incendio, ti do un vado, torno nel mio TikTok. Va bene, vai, vai, vai. Vai, vai, tanto faccio sta laivina. Un'orettina e poi nanna.
Ma alla villa, vabbè. Rivettete. Sta lavorando mo. Pure domani. Come cazzo fa? No, minchia, domani le 6 di nuovo. Ma porca di sua mamma, maiala, bastard, che voto? Votiamo per me, Meridavond. Come faccio qua? No, facciamo Mbappé, Alan. Dove è Alan? E Tezzo? Che cazzo mettiamo Tezzo? Beh, poi vediamo il gioco. Minchia contro il latino per finire. Sì, ma vedo che mi manda foto, fa mi minchia in telefono. Cancelliamo queste foto di merda. Che è successo? La promessa? Che promessa fa? Perché non è riuscito a giocare? Difensore centrale. Ma come no? Ti ho messo il difensore. Vabbè, voi stato se ne vuole andare via, vabbè, andate via, vada a fanculo, oh, però basta con le gambe, basta. Aspetta, vediamo, aspetta, volevo sapere una cosa. Hola, sono un po' occupato, ma rimango il look. E quando mai batte? Sembra il look, ma ne batte. Senti, pratico, il look. Occupato, occupato a fare cosa? Dove occupato? Sembra il look. Che bello. Questa batterina sembra interessante. Ah, ma è mio. Vabbè, posso, sì. Ma io posso farlo tutto in una volta. No, però devo farlo manualmente. Facciamo. Come procede? Stiamo perdendo tutte le partite ultimamente. Da quando eravamo primi siamo diventati settimi, ottavi. Per questo leggi titolo. Ho messo salvezza o playoff? Beh. Ma tanto ve ne vado, mi licenzo da questa società di merda. Che venga. Stanno andando in fallimento.
Io sto facendo qua allo studio, quindi mo l'allenatore vale a 3 stelline, mi pare 2. Quindi qualcosa di meglio si potrà trovare. Poi vediamo. Con Ghana no, con Giamaica quando tu non c'eri abbiamo perso solo una finale. Per il resto tutto a posto. Che è? Perché non me lo fa fare? Sì, cercato. No, se c'era lo cliccavo. Se c'era lo cliccavo. Critica tozzo, no, lasciamo stare più fuori, non voglio criticare nessuno. Che dobbiamo far vedere. Ma quasi 2 stelline. Ah no, 2 stelline viene, c'è questo. La classifica. Siamo noni a 23 punti. Se vinciamo facciamo 25. Lasciamo perdere. No, io mi sto incazzando, stanno giocando di merda, stiamo vedendo tutto, proprio tutto, già fuori dalla Coppa Serie C, contro la Triestina abbiamo perso. Domani lavoro, di mattina, poi pomeriggio, no, insomma. C'ho un collega coglione. Li multi dopo la prestazione pessima? No, onestamente non mi interessa. Nel senso, sono di passaggio in quella squadra. Che cos'è sto coso? Analisi, ma vatta a fa. Sì, ma le multe poi le prende la società, me le metto io. Non le prendo io, non un cazzo io. Latina. Ah, ma dici io? Ah no, motivi giocatori. Che cazzo di canzone sto sentendo, madonna. Ma lei dottone, perché è impegnato? Cosa sta facendo di bello? Che vale, ca? È molto deludente non essere stato in grado di trovare un modo per risolvere questo problema. Andate a fangolo, puh! Coglione. Quindi vado qua. Dov'è? Interazione. Ma dov'è che interazione? Io non lo vedo. Avviso forse. No, non c'è un cazzo che è qua. Su discuti, non c'è. Devo cercare che si studi. Critica la condotta. Papà Michele. Vedi uno che ha preso il voto basso. Dove cazzo li vedi a caso? Minaccioso. Ecco, bravo. Avevo male, l'ha capito. Quell'altro. Lo sto capendo, no, devo fare. Sono felice, ho detto capisco, vattene a fanculo e basta. Che stai facendo di bello, Bart, che sei impegnato? Il mio collega mi scrive, basta collega, vattene a fanculo. Mollami. Strano, non mi leggi tutto. Come non mi leggi tutto? Hai scritto. Dov'è? Ora sono un po'
occupato, ma rimango in loop. Quindi com'è che diciamo me leggi tutto? No, nella tattica uno che ha giocato titolare ha preso il modo. Ah, quello della tattica, no, non l'ho letto. Madonna, come sei antipatica oggi. Allora, vabbè, mai ho fatto discussione qua a destra e a manca. Ha fatto litigare con mezzo mondo. No, non ci vado a parlare con quello. Ma dici qua, e qua come fai? Oh mamma mia, che ogre. Distruzione avversa, no. Devo fare qua, come si faceva? Devo cliccare a un 1. Sono tutti peste, sono pari parlare, va. Vedi l'ultima battita, la baretta verde. L'ultima partita, la baretta verde. La partita, dici qua. L'ultima partita, baretta verde. E l'ultima, questa c'è l'arancione. Questa c'è la rossa all'inizio. È arancione. E che gli devo dire? Gioca bene, si sputa in faccia. Considero di esplorare l'alternativa alla fine del conto. Ma come alla fine del conto? No, io questo non lo voglio aperto. Se mo lo perdiamo di sicuro. Lasciamo perdere. Siamo poveri. Non provo più niente. Siamo poveri, abbiamo le pezze in culo. Fammi finire sta stagione e fanculo. Sta squadra proprio è. Che cosa? Non lo consiglierei mai, solo alcuni giocatori. Per iniziare con qualche altra squadra me li comprerei. Ma con questa proprio, Torna a dormire. Io vestavo a 4 posti, era prima. Vabbè, sta succedendo anche alla Latina. Oh, Latina. Mamma mia, non a pensarci. Ah no, ma si sposto più o meno male. Staccavo sta aria condizionata. Oggi mi sono visto nelle squadre basse. Sì, quando c'è i soldi. Io ho comprato qualcuno di altre squadre, tipo del Catania, qualche rinforzo buono l'ho preso. Ma il risultato è questo. All'inizio del campionato tutto, che bello, per 15 partite, no, quante partite ho fatto mo? 16 con questo, no, 17 con questo. Poi a 11, tutto, abbiamo vinto. Svingolati pure quelle sono finite, pure. Non hai capito, ho fatto un mix. Svingolati, qualcuno che mi piaceva la squadra. No, ci sono, è frizzato, pensa. Che cazzo fanno? Ma chi sono sti passaggi all'indietro che sono in attacco, madonna. Vabbè, io rimango scioccato. Che è successo? Ti vedo frizzato invece alla live sotto che aggiorno. Ok. Dovevo riaggiornare la pagina. Sta connessione fa schifo. Comunque stavo dicendo, ho visto un video di Red Dead The Ring, sono andato a prendere una katana che fa sanguinamento, ma siamo sempre lì. Faccio schifo su quel gioco. Non riesco a livellare. Non gli dare il rigore perché mi incazzo. Beh, sintia prudente, positiva, muoviti. Domanda di più. Che foggia sta vincendo. L'Avellino si è andato proprio via. Io con il pareggio mi butto così. Invece se vincessi
un gol in più. Arriverei qua. No, no. Sveglia. Sveglia domani, sveglia. Sveglia, vaffanculo, sveglia. Basta, proviamo tutto, tutto, vaffanculo. Saluto. Con Giamaica, là, con la Giamaica vado tutto bello, tranquillo. Le partite sono belle da vedere. Qua proprio molto odio. Questa cazzo di squadretta. Dai, su. Guarda, guarda, guarda. A che ne saccio, but guarda, sono tutti rincoglioni di me. Dai, 1-0. Niente, mo fa grande di fare il gol, guarda, con il secondo. Quando mo fa fare. Fammelo fare che gli spacco la faccia. Lo incoraggio quando gioco bene, appunto. Ma stanno facendo proprio schifo, pena proprio. E dai però, mi dico, ma non capisco. Sì, sì, fai, vai, vai. Sostituisci l'anno, si vede pure da qua, sennò... Non mi proverò ancora. Insomma, sto facendo un gol. Stanno parlando di F... cioè di FIFA 25, ma su sto gioco nessuna novità, so. Proprio nada. Io spero che lo fanno bello, 2025 questo. Niente, abbiamo perso per un gol. Per un gol di merda. Posso lanciare qualche bottiglia, cosa? Dai, facciamo così, vaffanculo. È incazzato, stressato, sì. Mi dà un ballo, va. No, non ci vado a parlare, vaffanculo. Dove sta? Ma con la Giamaica come fai? Non devo fare niente più. Confitta il terzo turno contro la TST, la best. Ah, questo. Dove si vedevano gli incarichi? Che non mi ricordo più. Aspetta, partecipa all'incontro, perché cos'è sto incontro? Bellissimo sto incontro, è stato bello, bello, troppo, troppo lungo. Aspetta che la devo cambiare sta statistica, questa formazione. Ritorno a quella di prima. Mo metto positiva. A volte riba di meno. E l'ho messa, messa positiva. Cerca calci piazzati, ma mettiamo pure questo. Queste sono in, queste sono senza, senza. Ah, quando sono fermo. Noi vendiamo il gioco. Non è in possesso. Mettiamo un po'. Passaggi cotti, dove sono i passaggi cotti? Cosa sto casinando tutto? Ma questo quando non la palla, non possesso. No, cioè dove cazzo l'ho messo? Questo, questo è anzi, da che vuol dire Ranzi? Facciamo passaggi veloci. Tenete posizione contro piedi donna, fare pressione a tutto campo. Vai su possesso. In possesso. Mm.
passaggi cotte, non è cotte, devo fare cose più cotte, molto più cotte. Vediamo, diciamo. Pure questo. Ho tolto. Oppure questo. Vediamo. Vediamo questo allenatore Bart. Il suo sistema di gioco. Ah, l'ho tolto. Devo metterlo. Vai, c'è la batteria difesa. Batteria sulla difesa e sulle facce così. Ah, questo lo tocco oppure tocco queste? Su transizione, dov'è la transizione? Ah, qua. Vediamo. Pressing. Dov'è pressing? Dov'è pressing qua, scusa, fammi capire. Quella a sinistra, questo qua, metto pressing. Ok, vai, si va sotto. Sulle fasce. Lancio cotto, passaggio di caccia lungo. Non possesso, vai. Vediamo. Vediamo se facciamo vincere questa squadra che sta pretendendo fare schifo. Io sono male, non basta. Che vuol dire? Così. Dovrebbe essere così, mi pare. E alza il pressing alto. E tuo cazzo è il pressing? Questo qua. Molto alto, più spesso. Molto spesso, che momento la bebè che hanno spesso. Ah, questa. No. Ok, quello fatto. Madonna. Ah, mamma, mi sta spellando tutto io. Aspettiamo le pubblicità. Ciao Bakura, che passa e non scrivi, piccolo animale. Città.
Allora, mi dica, dottore. Se a posto andavo che comandiamo con la Juve Stabia, la Juve Stabia, madonna. Che un discesa. Ste ali mi sa che sono tappate. Sono tappate le ali, non volano. Ma che tanto. Però ora non stanno facendo proprio schifo. Io stavo iniziando bene, bello, primo posto. Ok, secondo, terzo, va bene. E mo tutte perse, tutte proprio di continuo. Pop, 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 arrastica. Questo cambia cosa? La squadra, per l'evento. Io guardo il calendario, guarda. Pa, 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 tutte bene. Proprio distrutto. Periodo di merda, però. Bastiani. Magari troppo prudente, ma anche prudente, mettiamo un po' di tutto, equilibrato, troppo attaccante, ma sono stupidi, stupidissimi personaggi, questi cacciatori saranno stremati, stile Alex. Giocavo possesso palla, passare indietro, passare avanti, ma stava andando bene, ti ho detto. Ma poi è andato tutto a puttane. Lo elogiamo il giocatore, abbracciamo, bla bla. Vabbè, pensiamo come cazzo vuoi, la prossima volta ti do un cazzo in culo, madonna mia, queste persone. Sei cacciatore. Elogia. E questo che ha fatto schifo, come si fa? Gli scudi. Sto sbagliando per caso, boh, me lo so, vediamo. Ho capito, meno male, ma che c'è? Non so se ho fatto qualcosa, non ci sto capendo un cazzo in questo 2024, quello 2023 era più facilitato. Aspetta, ho fatto ora, usa questa formazione proprio, ma prima vado a vedere. Deve esserci punisce, e non c'è invece. Non so perché. Forse perché mangono gli spiccioli. E non ho i poteri di punirli. Questo non so. Sì, ora guardo, aspetta, ma vediamo subito le statistiche. No, ma ha cambiato niente.
No, ma ho cambiato un cavolo, per fortuna. No. Ah no, se... No, no, ho cambiato niente, giusto. Non è così, era. Beh, ho accettato ogni tanto, non fare contento il contentino. Ogni tanto facciamo il contentino. Poi sono con questa squadra, a me va bene. Quella privata che sono con un'altra squadretta come SG, mi sto portando tutto, proprio tutto. Non ho perso nemmeno una partita. Qualche pareggio. Vabbè, stavo parlando del Paris Saint-Germain, la squadretta qua dell'oratorio. Allora, dov'è? Dove stabia? È qua. Allora, 2 minuti a 2 punti, perché non è da 3. Oh, questi due devono fare schifo per potermi mettere là. Queste non le tocco, fanculo. Non tocco a niente, faccio la formazione che ha detto lui. Giocatori migliori, mettiamo Ceccarelli perché non sta giocando. Mettete qua. Questo l'ho comprato da Catania, ma lasciamo là adesso. Andiamo. Questa è la formazione e le statistiche fatte date. Vediamo come si combattono questi animali. No, mi interessa. Vai a fare. Vabbè, balla. Vediamo. Anche Simi. Sto bastardo. Stavo per dire la parola. Gli è finito qua. Gli è finita la Juve Stabia. Possiamo dirgli un po' sveglia? Eccole. Mamma mia, la giocata. Bella sta giocata. Ma la porta lo sanno che è di là, vero? Vabbè. Non ho mai visto un attacco. Vabbè. Il culo, il gol di culo. Gol di culo, di autogol. E ora noi siamo. Vabbè, siamo, abbiamo visto bene. Perché dalle spalle attaccava? Vabbè, quell'altro gallo, mucca gol. Siamo qua. Buono, buono. Dici. Sempre decimi, meno male. Che playoff. Ah, voglio proprio vedere il playoff come finisce. Madonna. Se ci arriva il playoff. Incoraggio. Incoraggiamoli. Bravi, figliuoli. Bravi, bravi. Guarda il bello gol. Cazzo siete. Aspettiamo. Che devo fare? La faccio? Stiamo tenendo. Sì, no? Ma sì, possiamo parlare in aria. Non è per il buono questo. Ma perché l'attaccante mi passa la palla dietro? L'attaccante mi passa le palle dietro, ma io stavo scherzando. Cioè, devi tirare, tu mi passa le palle dietro. Me la piange. No, ignoro, basta. Non ci parlo più con te. Che di concentrazione, sì, a fine primo tempo, posso. Vinciamo, no, mani ai fianchi. Stavo vincendo. Cosa aspetta? No, ho fatto male. Che è successo? No, va bene, niente, devo fare quello consigliato, no? Oppure no? Guarda, ha funzionato, guarda come gioca. Mamma mia, pensavo che era fuori. Pensavo che era fuori, l'ho vista dentro. Ma come ha fatto la palla? Fammi vedere. Cicco Ceccarelli, ok. Graziani, che ha fatto? Ah, no, pensavo che aveva preso il palo, cioè la traversa invece.
loda, penso che dobbiamo lodare, no? Ma perché questo non so capire. Cos'è questo? Differenza rete 3-1. Non deve essere io sopra. A matematica, no? Che? Dai, sta andando bene però contro una squadra forte. Si è visto. Appena l'hai scritto. Era bello quando scrivevi. Ora sai che faccio? Mi gioco tutto per tutto. Il coraggio. Che 17 gol hanno fatto in questo campionato. Vabbè, ho fatto in coraggio. Bella tozzone mio. Bravo, tozzo è bello forte quello come può dire. Levateli la palla, spezzateli i piedi. Niente, come non detto. Come non detto. Chiediamo concentrazione come dice Battino. Oh, che si è mangiato. Vabbè, io accetto solo i consigli dei cambi. Dov'è? Questo sì, perché sta morendo. Questo ignoro. Undicesimo per il pareggio. Chiediamo concentrazione. Dai ragazzi, fate il gol. Un gol. Non è funzionale la vita. Togliete la palla. Non gol loro. Veglia. Vai, fate il gol voi. Vai, passala. Che cazzo perde tempo? E niente. Come non detto. Come non detto. Ma che cambio devo fare? Qua sono un pugno di cani proprio. Mi fanno il pareggio. Madonna. Guarda, sono qua. La prossima se vingo. La prossima è. Deve essere micidiale proprio in tutti i sensi. Però guarda, ho 7 partite di fila che. Che ancora non abbiamo vinto. Bene, posso andare. È andata bellina. Faccio una riunione. Come si fanno le riunioni? Allora, aspetta, fosse rosa. No. Allora, questo. Vabbè, ho accettato tutti i suggerimenti. Sì, vabbè, ciao. Come si faceva la riunione? Riunione sfogliatoria. Eccola qua. Quindi le cose possono cambiare. Dov'è? State tranquilli, abbiamo avuto giusto qualche contrattempo, ma è importante essere riuniti la prossima. Siamo molto più forti di quanto recentemente mostrato, dobbiamo fare il massimo nella seconda parte di stagione per vincere il titolo. Stai calmo. Guardate, so che non è stato facile di recente, ma finché rimaniamo concentrati e ottimisti possiamo ribattere la situazione, possiamo dirgli questo. Provo proprio sospensione come abbiamo giocato di recente, continuate così. Questa non la direi mai. Il modo in cui avete giocato nella fase cruciale della stagione dovrebbe infondere la fiducia, questa non la direi mai. Che ti devo dire? Incoraggia quale? Questo recente periodo di forma è la piattaforma perfetta per portare il nostro gioco al livello se riuscire a precedere. Buon mezzo proprio, abbiamo giocato ultimamente la prima. Sto già secondo così ci riusciamo. Uno solo, questo qua devo fare. Ma non lo direi mai questa cosa. Ah, sono contento. Ok, sono contento. Per me è una mingata però. Questo è esattamente il tipo di reazione che mi aspettavo.
davvero felice di quanti tra voi sono d'accordo con me. Positivo, sì, immaginavo, è finita. Mo ciò che erano meglio, ma quando mai? Queste sono le partite, mo esco qua, il telegiornale, la squadra, alzi Pisceno, vende le partite. Ti immagini, vero? Cacciopoli anche qua, sul gioco. E io vengo licenziato per l'ennesima volta. Che Manchester City sta vincendo, Barcellona si è quasi andato, Paris Saint Germain si è andato proprio, qua è bella tosta, poi hanno già andato, questa non so chi cazzo sia, ma sono andate prime. La Paganese ha assunto Miguel Bonno, ma cazzo mi conta la Paganese a me? Dai, mo la vinci, ma col Taranto 12esimo penso, spero. Poi non lo so, vediamo. Solo questa squadra sta avendo però difficoltà. Con la Giamaica, no? Perché ora ti faccio vedere, aspetta. Chiudiamo un attimo. Ti faccio vedere la Giamaica. Cioè, tutte vinte. Aspetta, forse un pareggio con la Giamaica. Oh, com'è finita? Com'è finita? Sbloccati. Che cazzo vuole il mio collega? Sicuramente il mio collega. Non sbaglio. Allora, stavo dicendo, vabbè, parliamo, no, stai tranquillo, non per cazzo. Allora, con la Giamaica, caro Batto, guarda com'è andata. Qua per qua ho finito la finale, che ho bestemmiato di brutto. Però, minchia, bei risultati con la Giamaica. Ha sempre pareggio col Canada, e poi col Canada, no, con Messico ho perso. C'è la differenza della Madonna. Vabbè, ma guarda che è un po' ricoglionito. Ho detto quanti siete. E chi? E aveva 12. Basta. Sempre 12 cristiani, ma a me è perso, è scemo. No, no! Stava scrivendo da solo. Ma pazzo sul telefono. Non ho mai detto di scrivere da solo. Imparo un nuovo ruolo tattico. Come si fa a imparare il nuovo ruolo? Ah sì, che questo me lo sto vendendo, mi pare. Mi pare di sì, vediamo. L'ho messo in vendita, no? No, l'ho messo in vendita. Non mi interessa. Vai, via. Vai, con Dios. Smart. Quante partite mi mancano? Ma vediamo, aspetta. In casa me le faccio tutte. Dipende. Perché a mezzanotte stacco. Domani sveglio alle 8. Colazione, doccia e si va al lavoro. No, vabbè, me ne manco un botto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Io ho 20 partite. Potemmi fare la pezza. Intanto gioca, vedi come va. Fatto 2 minuti per pubblicità. Sì, ma tu intanto che stai a fare, signor Bar? Ah, c'è la pubblicità. Ecco, devo scrivere qua. Pa 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 pa. Mamma mia, che dolore.
qua sonoro come noti, ma se la mia pubblicità mi dà, ma non è colpa mia, non ho messo la stessa pubblicità, non è colpa mia, avevo bisogno di regalare WhatsApp, ma non è colpa mia, metto la pubblicità da lui, io ho messa una, ogni, quando, 15 minuti, 30 minuti, che cosa è successo, il buono stato di forma di zona devo creare una battaglia alla doppia cittadinanza, ah, doppia cittadinanza, questo mi potrebbe, sì, però fammi vedere che cosa, vaffanculo. Ma strano, forse gli dice la data, devi vedere la data, se l'ha fatta con qualcun altro. A me me la dice, il giorno 16 ce l'ho disponibile. Perlomeno in Prime. Minchia, ma è lento sto cazzo di gioco, forse perché ho messo troppo i campionati, non lo so. Che vuole poco lei. Allora, andrebbe escluso dalla... Ma perché andrebbe escluso? Il ragazzo è buono, a me ha fatto 3 gol, ma ha fatto 9 presenze. Ma è strano. Forse non è più Prime, l'hanno tolto, non lo so. Ah, tu mi hai detto, zia, tipo, punisci. Multa, tipo. C'è un cazzo, tipo metti dalle punizioni. Non so come fare, cioè, una volta c'era, me lo ricordo pure io. Solo così posso fare. Non mi fa fare le multe. Oh, wow, 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 wow. Uso formazione consigliata, vabbè, formazione sarebbe questa per persone, i giocatori, penso, vediamo. Non ci vado a parlare con la gente, andate a fanculo, allora. Sì, è quello. Ah, formato solo i giocatori, va bene, basta mica che cazzo qua. Ogni tanto fa fare qualche turnover, vabbè, ci può stare. Io. Io la vorrei vedere a lei fare questo gioco. Sogno batto. Perché per me lei è portato. Secondo me fa pure follow. Spect lei. Io, come sto vedendo ultimamente, mi sa che proprio devo installare Twitch proprio. Cioè che non vedo gente nuova oppure qualche sub. Passata una vita. No, attira, fidati. Se lo sai fare, attira. L'ho visti tanti che l'hanno portato. Tipo adesso, aspetta, adesso siamo in due che lo stiamo portando. Quello ha 5 spect. Oh, fusi orari e simpatici. Quello non lo conosco, non l'ho mai visto. È la prima volta che lo vedo, lo sto portando. Dobbiamo essere perché pure è tardi. La gente mica si mette a guardare PES, qua football. Stavo per fare una minchiata. Stavo per salvarmi la partita nella mia privata. Mi ammazzavo da solo. Alessandro Albertini.
No, sono un coglione. Solo questo dovevo fare, no, quello. Vabbè, formazione da qua lo vedo, no? Ok, non mi ha spostato niente, meno male. Vabbè, tu potresti provare. Potresti provare, cioè, non costa niente, fai una live e vedi. Io così ho fatto. All'inizio sono venuto di qualcuno, giochiamo insieme in coppa. Non li stai vedendo più? Non li sto vedendo manco io più. I debiti, diciamo, chi è più scasso? Porca troia, va. Un bel sveglia, così si sveglia. Mi sa che questa formazione la cambia. Metterò la classica 4-4-2. Però il fatto che non ho un altro attaccante. Poi vediamo. Cosa facciamo salire qualcuno dei bambini, va? La casetta la deve perdere, perché se non perde io sono chiuso a merda proprio. Chiediamo concentrazione. Stanno giocando fra di loro. Bella, bel gol della squadra avversaria però. Oh, mamma mia. Incazziamoci. Che si è mangiato? Che si è mangiato? Dai, forza. Bella Vitali. Vitali da quando è. Ho cambiato con un altro. Sto facendo gol. Meno male. È un ragazzino di. Quant'anni aveva qui? 23. Mi sta crescendo abbastanza anche bene. Madonna che ha parato quel portiere. Un bomb. Una bomba. Devo incoraggiare perché ha fatto gol. Stanno giocando bene. Questa mi sembra che era nelle mie primavera. Non mi ricordo. Devo fargli questo, no questo qua. No, no, devo fare questo secondo me, però facciamo le mani in tasca. Facciamo questo. Fanculo tu. Come non mi è piaciuto? Stanno giocando bene. Stanno giocando bene, nel senso. Non facciamo queste cose. Nel senso che. Hanno fatto subito il gol. Stanno attaccando come pazzi. Guarda, 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 vedi. Madonna, che si è mangiato. Che si è mangiato. Rigore, 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 rigore. Vai, non sono. Se non segna lo butto fuori. Vedo il tempo del 60. A posto, basta. Se mangiate il collo, vattene a fango. Mettiamo a Ceccarelli. Via, fuori da cogliere. Mettiamo a Bruzzino appendito. A Baravanti, Chicocco, mettiamo appendito. Hai visto? Hai capito dove cazzo sono andato? Cioè, ma ora sta cominciando a sbagliare quello. Quello era un bomb, cioè, il bomber della squadra, diciamo. E mi fa così, ste minchiate, dai. Che calo di forza, calo di forma, boh. Prima sparano, prima tutti dopati, sarà convinti di vincere qualcosa, e mo invece sono rimbolliti. Sì, però qua 28 e 28, mi sa che me lo sogno la playoff. Ah? Incoraggiali, ma come hanno fatto l'errore? Il coraggio, facciamo tutto che vuoi. Ah, vaffanculo, mettiamo tutto offensivo. Vai, fai il cambio che vuoi tu. E via. Vai,
forza, chiediamo lo mandiamo di più, vaffanculo, forza. Niente. Si sono fissati che devono rimanere dov'è? Non posso accettare questo risultato, ma non ho combattuto con questo, siete una vergogna. Avanti, sei una vergogna, pezzo di merda. Ma che cazzo? Siamo rimasti qua, in salvezza, sempre in salvezza. Ma che palle queste squadre? No, non ci vado a parlare con la gente. Vaffanculo. Dove partite rimango la vittoria, ma che è sta storia? Picchia. Che palle. Ora hai capito in che cazzo di situazione sono. Cioè prima, la prima stagione è bella, dove è a posto. E niente, ma vabbè, sono deluso. Sono deluso. Senti, posso vedere, no, una cosa mia. In caso mi licenzia, perché tanto me ne sto fottendo. Vediamo, no, vediamo posto di lavoro disponibile. Madonna, Aston Villa, Liste, Tottenham. Anche a Torino andrei. Olympique. Madonna, io ho paura, però questo poi mi caccia. E quando poi mi attacco senza niente. Che faccio? Bat, consigli, che faccio? Richiedo il posto, anche se questi sono 17esimi. Vabbè, ma scenderanno in Serie B e io proverò a salire in Serie A. La stessa cosa. Però avranno i soldi meglio di quelli di questa squadra. Che ne pensi, Bat? Dimmi tu, Bat. Che posso fare? Non è picco perché è undicesimo, mi chiede guarda quale finanze, Floride. Io certo volevo cambiare squadra, però sto dicendo, se mi cacciano dovrei iniziare da capo. Cioè nel senso, vale la pena secondo te? Tu che faresti a posto mio? Se fanno così, un consiglio tuo, non è che mi dici scegli tu. Sto dicendo un consiglio. Animale. Da capo no, ma continui e trovi una. No, da capo nel senso, se mi licenzio sono senza squadra, no? Però mi piace, sono tante squadre ghiotte qua. Assicuro che Floride. Insomma, stiamo parlando di squadre che hanno i piccioli. Tipo la Aston Villa ha anche uno squadrone, mi pare, vediamo. Avedigne, ha giocatori di nazionale, ha giocatori forti. Ricardinho. Vabbè, ne trovi squadre. Vabbè, ma io sto dicendo un consiglio. Che dice, me ne vado? Che poi mi cacceranno sicuro. O continuo fino alla fine, che tanto poi secondo me rimaniamo sempre lì in salvezza. Mi dica lei, io provo le squadre che potrebbero interessarmi. No, guarda, Rimini manco un po', cazzo, io miro quelle più belle, tipo Sparta Praga. Andiamo lì, quelli c'è, finisce la stagione magari. Ma poi questi li vedo, cioè, la cosa di queste qua, Tottenham, minchia Tottenham. Tottenham, ma Tottenham. Ma non hanno l'attaccante, che cazzo sono l'attaccante? Che sarebbero questi? Quelle prestate? Minchia! No, beh, allora, loro non accettano, Pat. Io sto dicendo, se loro accettano bene per me, ma lo so che non accetto, però mi butteranno fuori. Oh, senti, fanculo, proviamo. Proviamo le squadre che secondo me meritano. Lichtsteiner qua, fatto pure, in Inghilterra direi. A Torino accenderei pure volentieri, Serie A. Olympique Lyon, no. Che ho fatto? Olympique Lione pure. Poi che ci abbiamo? Questa che cazzo di squadra sarebbe? Fammi vedere. Furt. Furti a tutti.
No, non mi convince, però com'è con i soldi? Ok. Ma ok, che cosa vuol dire? Poi voglio provare. Dov'è? L'avevo visto lo Sparta Praga. Proviamo, andiamo in Russia. No, dov'è Russia? Sparta Praga. No, in... Vabbè, ho fatto, fanculo. Diciamo sempre la stessa cosa, sarebbe un onore, sarebbe un onore. Eh sì, perché Bat, come si dice, il treno passa una volta solo. Senti, sta musica è entrata proprio dentro la testa. Che è successo? Ah, pensavo per me. So che dicevano, sei stato cacciato, sta cosa non mi piace, andate a fanculo, va. Critichiamo sto coglione qua. Hai ragione, ecco, sono felice che l'ho capito che ho ragione. Parapapapà, allora, 10 punti, incarico del totem. 10 vuole posa al Stonevilla. Speriamo. Meno, sai, avendo già una squadra che ha abbastanza fondi, tu puoi costruire la base. Nel senso, come dici tu, spingolati, giovani, ma senza un euro, come la fai la base? Ecco che cosa, abbiamo l'intenzione di accogliere la tua richiesta. Tuttavia, nonostante rifiutare la tua richiesta da parte del Consiglio Amministrativo, siamo disposti ad ascoltarti. Ma che cosa? Ah, per il mio coso, ma vattene a fango. Vabbè, per il corso. Avevo fatto il corso del patentino, ma non lo manco pagare. Vabbè, pezzenti. Speriamo che accetta la Stonevilla, almeno sai, scendo in Serie B. Oppure se arrivo io, risalvo, tra virgolette, la partita, cioè il campionato sarebbe buono. Fino adesso ho fatto così con questo allenatore. Questo sarebbe il secondo anno, questo è il secondo anno che faccio con questa squadra, perché l'anno scorso ci sono arrivato, che era, mancavano 7 partite. Non me lo posso scordare mai, 7 partite. E loro si dovevano salvare, li stavo per portare nella playoff. E invece, come ben sai, siamo rimasti sempre qua. Sì, ma ci muoviamo o cosa? Rimango Luca, ma guardo ogni tanto appena posso vedo 7 anni a vincere. A vincere, prima devo scappare la squadra. Spero che me ne scappo quando tu li vedi, butto un occhio. Prega per me, qualche squadra migliore. E altri 2 minuti di pubblicità. Ma perché 2 minuti poi di pubblicità? Io ho messo, vabbè, non parliamo più. Fa tutto lui. Fa tutto lui. La leggenda piacente è delusa da dire. Vedete, fottu cazzo. Non mi interessa se siete delusi. Io me ne devo andare. E basta. Speriamo che mi accetta. Speriamo. La Stonevilla. O l'altra di due squadre. Tutte le squadre che ho fatto la proposta. A me ne faccio un bel campionato con i giocatori che mi piacciono, vabbè, mi piacciono, che conosco. L'apertura della finestra di mercato. Guarda, arriverei qua, sarebbe perfetto. Guardiamo qua l'allenatore, vabbè. Oh, affanculo, mica io faccio i problemi. Vabbè, lascia perdere, non so che parliamo qua. Faccio i complimenti io e loro si incazzano. Nel frattempo devo fare le cose sul telefono, un giochino che oggi non ci sono entrato per niente. Che ieri mi sono divertito a giocare alla Villa Bellini. I tifosi del Toro si fanno beffa. E sto video si fanno beffa. Cercando in uscita. Ma quando mai? Che l'ha detto?
che sta Dio, non lo devo vendere Sarcangelo. In uscita sono io, che me ne vado, quello sì. Ma no, Sarcangelo. Vabbè, è inutile che parlo con quello. Galè beffa. A me fanno girare il cazzo di quello beffa. Perché ne sai se io ti risolvo il campionato? Ma beffa. La dirigente del Torino ti rende noto che la domanda è stata espressa senza neanche entrare nel gruppo rispetto. Come volete voi? Cazzi vostri. No, ho sbagliato. Torino non mi vuole. Pazienza. Potrei andare anche in un'altra squadra. Ma non ci sono squadre buone. Cavarese, no, perché se sono sempre in Serie C, ma manco un po' cazzo. Frosinone in getto. Serie A e Frosinone, sì, ventesima. Entrano in Serie B. Ma chi c'hanno? Lipsia pure, c'è buono. Io faccio le richieste. Lipsia, ce l'ha giocatori buoni? Non se li sono venduti? No, cioè sono qua, guarda che sono belli. Bella, bella, bella. Guarda, uno streamer che non conosco, ma non mi sembra molto bravo, che sta giocando a un gioco di cacciato. Ma che cazzo stai litano? Sto facendo il gioco di Monster Hunter del telefono. Stavo leggendo là. Allora, devo ammazzare sto animale qua. Aspettate un attimo, vediamo che cazzo è, che cosa vuole. Veleno, veleno, c'ho la lama contro il veleno, 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 veleno. Veleno. Posso pure potenziarla. Potenziamola. Che vuole qua? Ma non me le balle, va. No, no, quello è amoroso, che è amoroso. Lasciami come sono, bello. Frequelle, non guarda nemmeno la chat, ma se sto guardando ti sto rispondendo. Tano, riprenditi. Hai seri problemi di vista. E di udito, anzi, no, di vista, scusa. Muori. Lucetto cane, qual cazzo sei? Muori, stronzo. No. E vabbè, ho fatto male. Non ho vite, muori. Ecco. Che è successo? Un'offerta? Un'offerta? Rudy Garcia, vogliono darmi tutti questi soldi. Questo mi dà di più. No, questo mi dà di più. Accettiamo questo. Questo rifiuto. Questo rifiuto. Sono animalo. Ma stai zitto, babbo. Ma come non hai niente da fare? Come? Tuo fratello che sta facendo? Tuo fratello che non si vede? Sto quello stronzettone là. Da quando sei andato quella persona lui proprio è sparito pure. Ora, cosa ora? Non male, scusa, sto facendo due cose in una. Vediamo se la musica l'hanno cambiata. Posso andare avanti questa musica? Ah. Ecco, meglio questo. No! Madonna che paura, l'ho ammazzato. No, ma non mi voglio nessuno di quelle squadre, dai, però, porca puttana. Non voglio rimanere in questa squadra, che partecipa con la mia che non ho di mercato, adesso vedo un'altra per la prossima finestra di mercato, vediamo che vuoi. Non abbiamo manchi i soldi per piccanci, cioè, sì, lui mi sta facendo vedere i giocatori. Non ce li abbiamo i soldi. Allora, prendiamo la vita che è qua, grazie. E poi devo ammazzare Kuru Kuru. Come lo devo ammazzare sto Kuru Kuru, che non mi ricordo. Ah, mi interessa, non parlo con nessuno. Un'arma di tipo acqua, arma di tipo acqua. Cazzo è questa qua? Cosa devo fare? Dorme, cosa devo fare? Deve fare niente, se dorme, dorme.
Tu giochi a quel gioco di oggi, no, Babbo? Così capisci un po' di cose. Però non sai quello che devi fare. La cabeza assunto Alessandro come allenatore. Allenato solo la Lazio questo. Bello lui. Aiuto! Porca puttana. No, vabbè, sono un coglione, dai, però. Dai, però, che palle, sono un coglione. È finito il tempo, proprio. Niente, sono morto. Sì, sono. Ah, che ne so io che ci sto giocando? Non li vedevo. Non ti vedevo. Vai giocare, giocare a Terrati. Io domani lavoro, Tano. Ci vuoi andare tu a posto mio, Tano? Tutto il giorno là. Come ieri. Come si dice, quando niente e quando tutto non è una volta. Che palla. Ok, ho ammazzato il pennuto. Andiamo a vedere come hai fatto di guardare. Cioè, mi sono di guardare. Mi vince il primo giocatore dell'anno. Addirittura. Ciao, l'ho visto, è stato bello. Meno male, è giusto, c'è Terrari, sai che te l'ha comprato Terrari, era stronzolo, stronzetto. Aspetta che io devo fare, dov'è? Vediamo questo glitch se l'hanno fatto come dici tu. Che vuoi? Devi fare qualcosa per migliorare la tua spogliatoio. Bambini, faccia come vuoi, dottori. Vediamo questo glitch. Sanno migliorato. Aggiornamento. Minchia. Aggiornamento fast, proprio che era un cazzo. Mi sa che non mi vuole nessuno. Che palle però, io uno voglio cambiare squadra un po'. Faccio una cosa nemmeno sto imparando. Va bene, vai, tranquillo, ho capito. Sei un disco rotto, sei. Quando fra poco anch'io staccherò. A mezzanotte stacco. Ah, Coppa! Vabbè, ma Coppa è l'arena. Aspetta. No, vabbè, vai. Ok.
caldo. Aspetta un attimo, fammi vedere il coppo che come si slocca. Cazzo sto facendo con chi è? Vabbè, voilà, cazzo mi fotte. Allora, coppo parte 1, devo completare la parte 1 della storia. Come si completa? Come si faceva la storia? Non mi ricordo più. Sentiamo l'invito. Vabbè. Hai vinto? Che ho vinto? No, ho vinto niente, ancora manco la partita abbiamo fatto. È lento, c'è caccia meccata, quindi. Non mi ha voluto, il Torino non mi ha voluto. Allora, i tifosi del Tottenham e l'Aston Villa fanno beffa di me. Un giocatore l'ho venduto, almeno uno ho fatto qualche cassino, qualche soldino è entrato, sicurezza salda, hai visto? Meno qua ci siamo, per il resto ancora però non mi hanno fatto sapere un cazzo le altre squadre. Se ti piace qualche altro posto, guarda, sto facendo di mettere così a cazzo. No, nessun altro posto, aspetteremo. Pazientuosi, volenterosi. Sperando che mi arrivi un'offerta buona, una squadra buona. Te che stai a fare di bello? Perché ha registrato di nuovo la squadra? Proviamo a comprare questo, va? Non ho i soldi, quindi che provo. Ma vaffanculo, va, non abbiamo i soldi per comprare nessuno qua. Vai, proviamo con questo, cazzo. Let me show you. Non è che prima ho rifiutato. È venuto un dubbio. Che mi fosse prima ho rifiutato di parlare con qualche. Con qualche club. Come non faccio le interviste, perché. Come ben vedete, sta facendo schifo sta stagione. E mi sa che ho rifiutato qualche cosa. Prima di no. Milan accetta l'offerta del prestito per Reier. Che Catania si prende il giocatore del Milan. Provo a farlo io quando la pennecchia. Sto scorciando tutta la carina. Che palle, che prurito. Para para pam 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 pam.
Niente proposte, nada de nada. Vabbè, noi sappiamo. Madonna, però la memoria è il cestino pieno. Ma vediamo, bat, ma tanto. Quando fanno così, quando passa la voglia di giocare su questo gioco. Cioè, nel senso che non pretendo di vincerle tutte. Però perderle tutte e due con Dino fa passare la voglia. Vediamo se faccio così per i giocatori. Già fatto. Ma fanno così, fanno passare la voglia. Mo stavo pensando, appena esce 2025 voglio fare una pazzia. Fare sia FIFA e sia PES, questo in due, in una live. Cioè fare due stagioni, cioè due carriere. Fare tipo un'ora FIFA, tipo pure questo, e un'ora quell'altro. Perché subito sto cambio? Che è successo? È vero che ho accettato, sono un coglione. Bello sto tiro, mi piace. Va bene, non parlo più. Non parlo più. Bello sto tiro, mi ha fatto gol sto bastiano. Sto spavone qua. Madonna mia, 21 anni. E mi fai quel tiro di quel modo, madonna. Improvvediamo, perché mi ha fatto fare gol. Dai però, bella, ma che cosa sta a fare? Perché metto un po' così? Vai pattinelli! Vabbè. Dai, vabbè. Altro che vinta qua. Bello! Incoraggiamo. Beh, è giusto, ha fatto gol. Difensore. Il difensore centrale mi fa il gol. Andiamo arrivati a questo. Il difensore centrale mi fa il gol. E siamo a 26 punti. Se vinco vi arrivo a 27, quindi sempre lì siamo a 11. Che palle. Sì, vabbè. Che bella montata alla testa. E Taranto sta pareggiando. Va bene. E Vittus dove è sopra? Vittus sta vincendo, buono, Vittus deve vincere. Che Taranto è sotto il mio culetto. Madonna, che palo! Che palo, che palo! Un palo, che palo, un palo! Ma dove? Allora aspetta, devo capire come si fa. Che cazzo, non l'ho mai stata così. Hai visto? L'ho impostata. Una. Un minuto di annuncio programmato per ora. Ma cazzo si modifica sto coso? Spingimento di streamer. Ecco, l'annuncio durante la stream è dopo 15 minuti. Dopo 35. E dopo un'ora, quindi minuti di pubblicità per ora. Minuti di pubblicità ora ogni un minuto, mettiamo avanti, vediamo. Non ho fatto niente, quindi. Ha fatto gol pure del giocatore. Cazzo, non ho visto un cazzo, stavo facendo di qua. Madonna mia.
Oh, io ho modificato, ho messo quando è un minuto, da com'è? Messo bassa, mi pare. Prima era messo su alta, abbiamo toccato un cazzo, comunque abbiamo vinto. Ma coglione. Mentre che facevo questa cosa Poi mi mostri tutti i ruoli dei giocatori che hai messo. In che senso? Che ruoli? Dopo 8 gare abbiamo vinto. Che ruoli devi vedere? Nella formazione. E come si fa la formazione? Tattica mi pare, no? Devo fare pure questi, dici, tipo. Giusto? Ha fatto il supporto, mi pare, no? Supporto tutti e due. Supporto pure, no, fatta questo. Oppure faccio difesa, boh. Centravanti, ho fatto una tappa. Comunque, poi terzino influente, però. Mi sa meglio in terzino inventito. Poi, dottore, no, regista avanzato, non centrocampista. In che senso? Che devo mettere? Vedi chi gioca meglio e metto un regista arretrato. E tu legge, oh, l'hai scritto tu regista. Ma dove l'ho messo il centrocampista? Ah, questo! Che devo fare così? E no, è manco. Così! Avanza, ah, registra avanzato, avanzato, attacco. Ok. No, tu mi fai impazzire che scrivi in aramaico, porca troia. Comunque, vai, mi fai impazzire. Magari difesa, che dobbiamo fare in difesa, su? Il potere, mettiamo il potere giusto, non per balle il potere. Il terzino mette di supporto, terzino come però, visto, detto questo, e faccio supporto. Difensore centrale, difensore centrale, difesa, se mettiamo queste cose le lascio. Anche se questo fa cagare. A posto, allora, possiamo andare avanti. Cavalese. Cavalese, 20° posto. Beh, io prendo pure con il Cavalese, mi dimetterò da solo, in automatico.
parola, proprio testimoni, bat e coso. 33 anni, ma è tanto. Se io perdo contro queste mi dimetto, faccio proprio dimettiti e fanculo. Cazzo. L'altra squadra mi hanno fatto sapere una mazza. Vai, non abbiamo soldi, mi dispiace, le promesse qua, garantito il futuro, migliorare l'atmosfera dello spogliatoio, felice perché l'allenatore aveva promesso di migliorare l'atmosfera dello spogliatoio nei prossimi mesi, giusto l'incremento del minutaggio, vabbè, andate a fare. Cerca di Baldi, quanto è Baldi? Lo United Matteo Baldi, ah, giocatore, sono difensore. Dai, forza, che c'è il tardino, un po' il tardinuccio. In caso poi che dobbiamo fare il raid, vediamo chi c'è. Se no non facciamo nessuno e fanculos. Mi sa che lo facciamo adesso, visto che qualche amichetto o amichetta non ci sono. Inizia avventura al bastardo, sono andato all'Istein, all'Ester. Vabbè, no, ero. Vabbè. E queste cose fanno girare i coglioni. Che non ho un cattivo, diciamo, carriera. Sì, verrebbe questo. Io provo. Non costa niente. Appunto. Non mi costa niente, ma proprio niente. Niente, a posto, meno male. Nocellino si è andato all'altra squadra, lo volevo io e si è andato all'altra squadra. Ma non ci sono i soldi. Aspettiamo. Perché tutto sto tempo? Ma dite tutto sto tempo perché? Perché? Basta che papam! No, sarebbe interessante. Forse questo riusciamo a prenderlo, sai? Forse, dico. Forse sì. E invece abbiamo preso questo. Quando manco lo guardo, la lascio vedere. Non facciamo chiacchiere, crano, non posso punirlo. Minchia, dopo quando il Benevento. Papapam, 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 papapam. Ah, vai, per cambiare il giocatore, tranquillo. Ogni tanto, ma tanto poi li metto quelli.
Benevento 1-1, 1-1, Benevento è qua, e la tua Reggio Calabria è qua, est. La Reggio Calabria lotterà per salire. Io invece lotterò per rimanere sempre qua. Sicuro. Erano 20 partite, mi pare, però ma sono più di meno. Quando sono 17 ne manca. Ah, io ti ho detto, se io non la vinco, mi dimetto. Parola. Ho dato la mia parola. Se io non la vinco, io mi dimetto. Facciamo un sabotaggio d'emergenza, perché sai, non si sa mai, un colpo di mancamento di luce, come mi è successo altre volte, in altri giochi. Come il gioco quello degli zombie, che non ho potuto fare tutto perché c'è stato un mancamento di luce, si erano danneggiati i file di salvataggio. E quindi l'ho disinstallato immediatamente quel gioco. Allora, io voglio Gallo qua e Graziani là, perché sono meglio. Graziani ha giocato bene prima. Ma Gallo lo voglio là. Allora, proprio composti, bravi. Questa volta vi dico, siete figli di... Vabbè, mi sto zitto, ma anche se è andato qua, la merda, lo volevo io, sono andato nella squadra cavallese che sono l'ultimo. Ma io non lo so, i giocatori che cazzo pensano quando si trasferiscono. Ma vabbè. Un commento. Facciamo un colpo di sveglia, perché ogni tanto la sveglia fa bene. Che è successo? Come mai sono decimo? La latina sta perdendo. Che sta facendo? Che sta succedendo? Dobbiamo fare? Chiediamo concentrazione. Ah, incoraggio, abbiamo fatto concentrazione. Madonna mia. Ma perché tirano da là? Mo faccio incoraggio. Perché mi pare giusto, no? Tentate di fare un gol. Pablo Vitali, ma lo fai un gol? O Panitteri? Oppure Bomber? Mi sta deludendo troppo col Bomber. Vabbè, Staucci si è fatto togliere la palla. Giochiamo così tutta la sera? Vai, forza. Vai, Gallo. Vai. Madonna mia. Qual è del nostro arcangelo Andrea? Siamo come me pure. Ho visto la classifica, beh, nel frattempo qua, quello che ho visto da questa squadra non mi sono visto bene. Finora non abbiamo fatto tiri. No, sarebbe più possesso palla per la seconda tempo, sono del... No. Sono riuscito a spiegare la bandiera, non sono molto bene. Non mi lasciate, penso. Ecco, appunto. Stavo pensando anch'io quello. Dove siamo? 31! Mamma mia, mi tremano le mani. 31. Si sono svegliati. Non rompere cazzo. Incoraggiamo. Sono svegliati. Juve Stabia no, Juve Stabia no. Si è messa lì sopra, deve perdere. Juve Stabia, anzi pareggiare con quelli. Anzi no, meglio così. No, no, vince Juve Stabia. Minimo gioco che ho detto. Non parlo più. Se io vinco la prossima supero 2 punti mi dà, perché non è 3 punti. Non capisco perché sta cosa. Arrivo nono. Non mandiamo di più avanti.
non diciamo niente, siamo calmi, non diciamo niente, stiamo calmi. Facciamo giocare a sto modino, per esempio questo. Siamo calmi. Ma che ne saccio, Matteo, non chiedo di più. Abbiamo pareggiato. Notte, Tano. A domani, che so mai io, dopo domani, quando sarà. Ma quale ami, vaffanculo, bro, se state sotto una... No, mio... Vaffanculo, vabbè. Vabbè, bottana non abbiamo perso, perché perdevamo e uscivo. Cioè... Lo buttavo fuori. Fermiamo un po' la musica, che già... A quest'ora sta facendo male la testolina. Vediamo poi la questione squadre come si è svolta. Quelle tre già se ne sono prese. Ma porca puttana. Crotone spalla. No, non voglio andare in Serie B così. Sicuro. Sì, che cazzo sarebbero? Francia. Sono rimasto solo l'Olimpico. L'ho fatta la richiesta. Poi in chat tra ballante c'è questa. Che fate? La cazzo si chiama. Vedebrema. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti. Non pensiamo a queste cose. Che tanto. Ma te ti hanno mai fatto un'offerta mentre che tu lei nella squadra? Che a me mai, su questo gioco mai, su FIFA sì, ogni tanto arrivava, ma ogni motte di paura arrivava. Su sto gioco a me mai mi hanno arrivato le offerte di cambiare squadra. E niente, è scappato pure il Pat, è stato bello. Io ho avuto buoni traguardi, ho salvato tutte le squadre, ho fatto tutti gli obiettivi che volevano le squadre. Il buono di così si muore, compra adesso, no, che compra adesso, che se pazzo. Non ce ne so. Vabbè, è colpa mia però, eh. Non capisco perché, ecco perché la gente non viene a guardare allora. A sto punto, si è capito il problema. Che palle. Comunque lascio il look che mo mi metto a letto, ci sentiamo domani notte. Notte batte, tanto fra poco stavo staccando, ma una quindicina di minuti. A mezzanotte staccavo, quindi. Vai prima tu. E notte vecchietto. Domani. A quando ci sarò? Domani non ci sono proprio. Domani lavoro, che palle. Speriamo che non c'erano le sedie. Che se sono le sedie sono della merda. Mamma mia. Come non detto, mi hanno chiamato, lascio il look comunque. Ma chi è che ti ha chiamato? Non sto capendo questa cosa, mi hanno chiamato. Non sto capendo, che succede? Ti chiamano, non vai a letto. Che succede?
Vediamo che combiniamo. Va bene, vento. No, lasciamo come sono le cose. Anzi, prima che vado contro il benevento, vediamo a che fare l'offerta qua. Vigo. Prima visione spagnola. È spagnolo. Ma proviamo. Noi proviamo tutto. Vigo, non la conosco, proviamo. In Francia. Francia è un po' dito quel posto. Florida, che fa dire Florida, vero? In Giappone. Shimizu. Cambiare Giappone. Lasciamo perdere. Allora, Florida ha fatto figo. Vediamo se a rischio. Ovvio. Adelaide australiano. Serie B Crotone. Crotone in Serie B 14esimo. Come camminate che quadrone? Ma potremmo pure provarci. Vediamo questo nome. Ma Crotone. Vabbè, sarebbe un salto di classifica, diciamo, di molde. Il molde, che cazzo è? No, invece no, già ci sono stato, non invece. Crotone respinte, direttamente. Ah, fate da quello che ho finito. Il amico ti farà sapere. Speriamo. Speriamo. Ma caduto che Dionisi. Che è successo? Non so se era con me questa. Due orette mi sono fatta e oggi avevo fatto un'oretta in live pomeriggio, non va bene. Non va bene. Meno male che non me la salva con doppio clic, meno male. Sono meno cazzi. Ok, lo vediamo. Proviamo Benevento. Se vinciamo sì. Ci buttiamo al nono posto. Adesso sono 2 punti, sì.
Simone Zaza? Ma è questo Simone Zaza? O uno falso? E questo Simone Zaza? Torino Casettana si è andato a costo zero. Me coglioni, bell'acquisto. Bell'attaccante di esperienza. Dai ragazzi, vado allo sto gol. Niente, come ho detto. Vabbè. Dai, forza. Ma che cazzo fa? Passa la palla, Dio boh. Vabbè. No comment. No comment. Dai, dai ragazzi. Dai, sì, cazzo, sì. Che è successo? Cosa della comunicazione? Perché non mi fa fare più un cazzo? Boh. Mi si è rotto. Come lo fa fare più? Vabbè. Una a una. No, ma non ha del gol. No, ma sono bastardi però, eh. Ecco, questo non me lo puoi annullare. Aspetta un attimo, vedo un cambiato giocatore che mi sa che è quasi morto. Bravo Vitale, però devi uscire. Incoraggiamo, bravi, bravi così. Fingete, fate un favore alla squadra. Come non detto. Ma appunto, sto Luca d'Ausauria. Ma vero? Non è fuori gioco. Ma se fuori gioco, che culo. Che culo. Vabbè, andiamo avanti. Riunione sulla Cristina. No, mi interessa. Arriviamo qua e stacco la live. Che già è tardi.
Perché sta giocando? Ma che cazzo vuole questo? Sempre in campo, eh. Appunto, hai visto? Ma perché questo non si aspetta di giocare di più? Ma perché... Ma se sei sempre in campo. Mezzanotte inizia l'avventura Olbia. Cazzi su. Sto scocciando il naso, a posto se. Ma è la mia telefono, ho fatto giù, ma è il mio telefono, che cazzo? Che vuol dire mio codice di verifica Netflix? Yo, sono io, Travis, la Trev. Ma che sto pazzo? Ah, comunque, ragazzoni, ragazzette, cazzettini, piccolini, io vi auguro una buona notte, se si vede dopo domani, o domani sera, tarda, vediamo, non lo so, vediamo.